E allora se l'è dato via, però andavamo giù al prato, non di qua che San Filippo, a quest'altro lato dopo sotto il manicomio, sotto il manicomio lì, che poi la casa dove abitavamo era di un professore del manicomio, che infatti quella a fianco casa mi diceva, non ci penso io, non ci vedo come non. Ci penso io a farla restare, che tanto le ho detto, la pago io, voi l'affitto lavorando e non c'è bisogno di mandarmi via. Quella si interessava, odio le persone che tradiscono. Perché poi io sono andata al manicomio, una porta si apriva, l'altra si chiudeva. Vabbè, sei Beh, andata lì dentro, non rimane detto così, per sarà parlare col trovare il professore. professore, eh. Allora il professore mi ha detto, signora, dice, pure se fosse, non è possibile che io li possa far rimanere e pagare l'affitto, perché già l'ho fatta, l'ha affittata il fratello della signora. E io mi fidavo di quella, no? Dice, ci penso io, non ti preoccupare, che ci parlo io col professore, non ti cacciano via quella. E lei se Invece l'è affitta da lei. ce l'ha affittata al fratello, capito? E allora abbiamo dovuto andare via subito, abbiamo trovato lì a Montarsiccio, A Ottavia, a quindi. Ottavia, che poi lavoravo e l'affitto, l'anticipo e il deposito l'ho pagato io, 135.000 lire. La vita com'era in quel quartiere allora? Non so, io ho fatto sempre una vita, buongiorno e buonasera a tutti, ma io, vedi, amicizia non ne ho. Non ce l'ho, Però c'avevi diciamo. la signora di fronte, ti ricordi quella signora anziana? Quella Quella c'avevi. era via Terragnoli. No, quella via Tresagnoli, quella vecchia vecchia, anziana anziana. Però tu c'avevi lì a via Montarsiccio. C'era la signora di fronte, quelle Boh. case lì.